Oggi abbiamo inaugurato lo sportello informativo Comitato Italiano Paralimpico INAIL e lo scopo dell'INAIL e del Comitato Italiano Paralimpico è quello proprio di promuovere l'inserimento sociale e sportivo del nostro infortunato e anche di infortunati non INAIL, e perché ci siamo accorti, è una delle mission aziendali insieme al ruolo prevenzione, che reintegrare, reinserire con i valori dello sport paralimpico, e oggi c'erano tutte le discipline, dallo sci in carrozzina, tennis, questa manifestazione che ci sarà tra pochi giorni, promossa anche, patrocinata anche da noi, anche sport come le bocce, come il tennis tavolo e nuoto, serve ad aggregare, a risvegliare dopo un infortunio molto grave, diciamo nell'animo, nella psiche, la socialità e la voglia di fare. L'avere un centro qui a Cuneo del Comitato Italiano Paralimpico nella sede dell'INAIL, io ritengo che sia una cosa veramente importante, soprattutto per gli utenti INAIL, soprattutto per i ragazzi disabili, che forse non sanno che attraverso lo sport possono reinserirsi maggiormente nella società civile. Abbiamo tantissimi esempi di gente INAIL che non sapeva che si potesse fare sport per disabili, oggi lo praticano anche a livello agonistico. Sono convinto che entrare in casa INAIL, che ci hanno veramente aperti le porte grazie ad una convenzione nazionale e regionale, questo può portare solamente dei benefici. Oggi abbiamo tutti gli esponenti dei diversi sport, anche della sede regionale Aosta, anche della sede di Imperia e Savona. Creare rete sul territorio e favorire il tesseramento e l'utilizzo delle facoltà e potenzialità residue di questi nostri infortunati.